Salve a community di YouTube, bentornati ad un nuovo video di Jurassic Park Evolution. Sarò sincero, non ero nemmeno sicuro che sarei riuscito a girare questo video, per cui se per caso vedete qualche piccolo difetto, per favore non me ne vogliate, perché vi assicuro che è stato davvero, davvero, davvero complicato riuscire a mettere insieme tutti i problemi che erano presenti durante la primissima registrazione, durante il primissimo tentativo di registrazione di questa, di questo, come dire, di questa serie, e quindi ho dovuto rischiare di non riuscire, cioè, ho rischiato di non riuscire a fare il secondo episodio di questa serie. Dunque, sarà fondamentale il vostro supporto questa volta, per cui prima di continuare vorrei chiedervi, se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi immediatamente e di posizionare ben 7 like per far uscire 7, anche più di 7, volentieri, quanti ne volete, quanti ne potete, il più like possibile per far uscire il terzo episodio su questo stesso videogioco e eventualmente più di 12 like per avere questa serie in una, come dire, serata in diretta, casomai vi interessasse. Ma non importa, adesso direi che possiamo anche continuare. Allora, come potete già vedere, io sono andato leggermente avanti, si sta caricando un'immagine diversa dall'altro giorno. Infatti, siamo finalmente trasferiti su Isla Muerta. Quest'isola è Un decisamente. lavoro davvero straordinario. Ti ringrazio tanto. È decisamente piccola, è molto più piccola dell'isola precedentemente da noi utilizzata, e quindi. Anche il parco che ci si può costruire è decisamente più piccolo. Il fatto è molto più semplice, però, in realtà. Quest'isola è molto più complicata, in realtà. Perché è molto più complicata? Perché purtroppo su quest'isola non solamente il budget per costruire il parco è estremamente ridotto, ma ci sono anche frequenti tempeste. Questo significa una sola cosa: doppia difficoltà rispetto a prima a fare qualsiasi altra cosa. Come vi ho già detto, sono riuscito a sfruttare un bug del gioco per recuperare alcuni fossili sull'altra isola e venderli per accumulare qualche quattrino in più per questa nuova isola. Però la verità dei fatti è che non è comunque facile riuscire a avere sufficienti quattrini. Parliamo in breve di questa mappa. Abbiamo la nostra primissima isola, sulla quale abbiamo già compiuto tutte le missioni necessarie, fondamentali, di base, eccetera, e sulla quale abbiamo una valutazione di 5 stelle. Valutazione di 5 stelle che, come avete visto, era già molto elevata quando vi ho fatto vedere nello scorso episodio dell'isola. Questa volta è ancora più alto perché abbiamo fatto diverse modifiche. Mi permetto di mostrarvele rapidissimamente per poi fare qualche ricerca e trasferirci finalmente sulla nuova isola. Quindi a quel punto veramente iniziare nel pieno la nostra vera e propria partita di quest'oggi. Ok, come vedete questa è l'isola di prima, quella nella quale noi eravamo fino a poco fa. Il parco ha preso ulteriormente una forma ancora più particolare. Vedete che i recinti occupati non sono più solo 1, 2, 3, ma c'è anche l'arena. Arena che finalmente contiene, signori e signore, sia dinosauri carnivori che dinosauri erbivori. Questo per vedere cosa sarebbe successo, cosa succederà appunto nel caso in cui effettivamente ci fossero appunto questi dinosauri all'interno del nostro parco e quindi all'interno dell'arena, nella speranza che possano combattere. Però credo che per fortuna al momento non si danno fastidio, no? Quindi possiamo vedere che il benessere dei nostri amici dinosauri è assolutamente al momento più che a posto.
e non si lamentano di nulla. Noi di fatto abbiamo garantito che all'interno dell'arena ci fossero sufficienti mangiatoie sia per carnivori che per gli erbivori, e quindi abbiamo fatto in modo tale che appunto l'arena fosse perfettamente allestita da ospitare gli animali, con comunque tutti i comfort del caso, perché non vogliamo che si scannino semplicemente tra di loro. Noi vogliamo che comunque convivano all'interno dello stesso spazio. Un po' realizzando il sogno di John Hammond, uno dei personaggi principali del film Jurassic Park, che sognava un'isola senza confini e aveva previsto che gli animali potessero essere a diretto contatto con i visitatori, cosa che non ha funzionato granché, soprattutto su Isla Sorna, all'interno del film Jurassic Park 2 e 3. Abbiamo visto che l'incontro con gli esseri umani di una creatura, un vero e proprio fossile vivente, assolutamente ha comportato soltanto orribili conseguenze per chiunque fosse sull'isola in quel preciso momento. Bando alle ciance, direi che è ora di fare qualche ricerca, anche perché io ho finalmente iniziato a ricercare il Dilophosaurus e il Velociraptor, e quindi andiamo di nuovo a caccia di fossili di Velociraptor. Ancora una volta, dato che vorrei il più in fretta possibile radunare tutte le specie dei nostri dinosauri. Ci tenevo a mostrarvi molto rapidamente quest'area del gioco, il database, è una specie di Wikipedia nella quale possiamo avere a disposizione ogni singola informazione di cui possiamo aver bisogno. Tutti i vari geni da sbloccare, e ce ne sono veramente tanti. Come potete vedere, alcuni non sono ancora nemmeno disponibili e sono bloccati, altri invece dobbiamo comunque ricercarli. E abbiamo poi una serie di luoghi, luoghi in realtà che hanno tutti i riferimenti con Jurassic Park, Jurassic World, eccetera, e che quindi chiaramente, vedete, sono direttamente collegati con il film di Jurassic Park e di Jurassic World. Abbiamo poi una serie di altre zone in cui abbiamo una serie di minerali che si potevano vendere, appunto questi sono i vari fossili che si potevano vendere e che ci permettono di radunare, di recuperare un bel po' di soldoni. E poi abbiamo i siti degli scavi che avete visto, ne abbiamo sbloccati qualcuno in giro per il mondo dove appunto andare a cercare i nostri fossili. Abbiamo poi personaggi, malattie e altre informazioni. Insomma, questo è uno dei posti più interessanti perché comunque vi permette di sapere qualcosa in più di quello che state facendo. Questo è il nostro, ramo di ricerca in cui possiamo, cercare un po' di strutture. Vedete che io, mi sono avvantaggiato effettivamente perché sfruttando l'isola più ricca, quella nella quale noi abbiamo un guadagno così alto, noi possiamo avvantaggiarci e fare le nostre ricerche prima di spostarci sulle isole nuove, quelle dove i problemi finanziari sono decisamente maggiori. E quindi ci avvantaggiamo in questa maniera. Questo è l'altro bug del gioco, perché quando anche la nostra squadra di spedizione rientrerà sull'isola, e spero che succeda abbastanza presto. No, beh, tra 2 minuti, quindi decisamente ci vuole un bel po' di tempo. Il punto è che comunque quando la nostra squadra di ricerca ritornerà portando con sé i fossili sull'isola, noi non siamo obbligati a ricercarli già qui. Possiamo anche portarli con noi sulle isole successive e venderli. E quindi racimolare qualche quattrino in più. Allora, ragazzi, niente, quest'isola è praticamente completa, perfettamente funzionante. Mi sposto sulla seconda isola, tanto la squadra di ricerca rientrerà tra poco, e vi parlo in breve del nuovo parco. Come vedete, ci sono una serie di siti di parco e appunto di zone dove possiamo costruire nuovi Jurassic Park, tra virgolette, e sono ben 1, 2, 3. Ci sono almeno 8 zone diverse. Come si può
No, sette zone diverse, come si può vedere dalle mappe. Questa isola qui, Isla Nublar, era l'isola principale di Jurassic Park, quella sulla quale è stato costruito il parco originale, quindi quella in cui effettivamente tutto, tutto ciò ha avuto inizio. Quindi in realtà nel gioco viene utilizzato come la sandbox. Cosa significa? Che qui, su Isla Nublar, noi possiamo costruire il nostro parco senza aver bisogno di senza aver bisogno di denaro, ok? E quindi in questa maniera siamo liberi di ricercare le nostre creature. Vedete che era una zona un po' povera di fossili, quelli di valore. Comunque, in questa maniera noi siamo liberi di costruire il nostro parco un po' come ci Questo pare contratto potrebbe e davvero farti piace. comodo. Accetta. Non sarà facile fare una cosa di questo genere, però possiamo sempre tentare. Vediamo se per qualche strana ragione potessimo trovare qualche dinosauro dormiente. No, non possiamo trovarlo. Allora facciamo una cosa. Intanto io mi ero dimenticato di mostrarvi anche un aspetto molto particolare di questo parco, ovvero il fatto che noi non solamente possiamo assegnare dei compiti ai nostri ranger, ma possiamo anche guidare le loro auto per andare a farci un giretto e vedere se l'isola ci piace o se non ci piace. Adesso io non so neanche dove sto andando, scusate visitatori. Vedete che appunto quest'isola qui. Oddio, non so guidare. Anche perché con i tasti non sono abituato, di solito utilizzo il gamepad, ma in questa occasione non si può proprio. Visti i precedenti lag che si stavano verificando in continuazione nel gioco a causa del sovraccarico di informazioni, eccetera, preferisco questa volta giocare così, di modo tale da non rischiare che qualcosa vada storto e che io non riesca a per l'appunto non riesca a proseguire la partita per voi. Vedete che adesso siamo all'interno del recinto dei Dracorex e credo che li abbiamo anche spaventati non poco, purtroppo. Oh oh! Ragazzi, io credo di aver appena ricevuto informazioni sul fatto che all'interno della nostra arena sta avvenendo uno scontro. Scusatemi, è che io ho cambiato immediatamente visuale, ma soltanto perché sono convinto che da qualche parte qualcuno sta lottando. No, mi sono sbagliato, non sta lottando nessuno. Forse si sono dati magari una mozzicata o cose di questo genere. Proviamo a dargli una mano nel caso in cui vedessimo che ci fosse qualche dinosauro ferito. Infatti, è stato ferito questo dinosauro perché per l'appunto hanno lottato. Ah, anche un ceratosauro è stato ferito, sì. Quindi hanno lottato decisamente. E vabbè. L'abbiamo fatta apposta questa arena in modo tale che lottassero. Quindi sì, direi che abbiamo ottenuto il nostro scopo. Va bene. Ok. Parliamo di cose serie a questo punto. Vedete, avete visto che appunto si può guidare i veicoli all'interno del parco e di visitarlo da terra. Ma non solamente. Salve a tutti ragazzi, e non volevo dire scherzetti, ma siamo tornati su X-Plane. Ma come? Eh no, è la mappa di Jurassic Park. Come? Come è possibile? Eh beh, vabbè. Insomma, è possibile così? Proprio così? Perché si può guidare l'elicottero all'interno del parco. E quindi molto semplice anche questo piccolo particolare. È anche molto interessante perché vi permette di avere un'altra prospettiva
sul parco, dal momento che comunque non si può sempre guardarlo in terza persona, si vorrà pure ogni tanto visitarlo in prima persona, no? Ed ecco i metodi per vederlo più da vicino. Ma lasciamo perdere questo elicottero, per favore. Non vogliamo disturbare i dinosauri. Ok, boom. Allora, mi trasferisco sulla prossima isola, anche se dubito... No, un attimo soltanto, che prima di trasferirmi vorrei sapere se la squadra di ricerca è già rientrata e se mi ha riportato dei fossili di valore. Non mi ha riportato dei fossili di valore. Sì, un fossile di valore. Che pena, ragazzi. Allora, continuiamo a sbloccare il DNA del Dilophosauro. Due dei... Sia del Dilophosauro che del Velociraptor, che come avete visto li stiamo sbloccando anche molto molto rapidamente. E di fatto, signori e signore, abbiamo il Velociraptor. Ora possiamo anche incubarlo se volessimo. Però, insomma, non vorrei rischiare che qualche Velociraptor andasse a mangiarsi qualcuno all'interno della nostra isola. Quindi ci spostiamo sull'isola successiva, come vi ho detto. Ok, di modo tale da vendere anche il fossile e mostrarvi questo bug. Guardate la figata di questo fatto. Noi adesso ci stiamo spostando di isola e stiamo andando al centro fossile della seconda isola, non della stessa sulla quale siamo stati fino ad ora, e troveremo i nostri stessi, come dire, le nostre stesse ricerche, i nostri stessi fossili. Dove sta? Centro di ricerca, centro fossili. Ed ecco qua, vedete che sono gli stessi, identici fossili. Ed ecco come possiamo guadagnare altri 40.000 dollaroni ed essere più capaci di creare qualcosa di nuovo. Allora, visto che anche questo parco ha bisogno di comunque ingrandirsi, è ora di incubare il primo dinosauro decente. Finalmente abbiamo, come vedete, appunto anche il Dilophosauro e il Velociraptor, i due carnivori per eccellenza. Ma perché no? Possiamo tentare di incubare un Ceratosauro, che però ci costa veramente troppo e non possiamo farlo. Se volessi un Velociraptor sarebbe una cattiva idea. Io lo so questo, so che è una cattiva idea, una pessima idea. Proviamo a prenderci un Dilo. Anche questa so che è una pessima idea, anche perché il Dilo vorrebbe compagnia. Non mi fido del Dilo, non mi fido proprio del Dilo. Facciamo che non usiamo ancora la seconda gabbia, ma usiamo sempre la prima, e ci facciamo due Dracorex qui per aumentare la visibilità del parco e quindi per renderlo più appetibile ai visitatori. E vediamo cosa accadrà. Io spero che vada bene la ricerca e che quindi io possa trovare... Ah, ecco, vedete che adesso abbiamo anche una nuova struttura di osservazione, che è questa struttura qui. Ma vedete che abbiamo una buona visibilità, per fortuna per ora, quindi non avrei neanche bisogno di questa struttura al momento. Magari, sapete, forse non è ancora tempo di utilizzare questa struttura, perché comunque... Ehi là, è ora di un nuovo contratto! Avete sentito che le voci dei personaggi sono anche molto simpatiche. Quindi, sì, raggiunge almeno 50... 500... Va bene, proviamo. Sì, non lo so se ce la faremo. Non è così facile, perché ovviamente il nostro guadagno è ancora molto basso. Quindi chissà.
E poi abbiamo anche il Dilo. Qua, se volete, c'è nella Wikipedia, si può leggere tutto quello che volete. Fermate, magari, se volete, la schermata e potete leggere all'interno della nostra Wikipedia di che si tratta. 400 kg di dinosauro. Non male. Non so come avessero fatto a sapere tutte queste informazioni, però direi che sono in gamba. L'hanno fatto abbastanza realistico questo giochino. Va bene. In ogni caso, ragazzi, sarò sincero. Anche questo episodio credo che sia il caso. Soltanto controlliamo se i nostri... Ok, tutti e due i dinosauri sono rimasti incubati alla perfezione. E quindi rilasciamoli. Di modo tale che per l'appunto avremo già un pochettino più di visitatori. Io poi andrò ancora leggermente avanti per assicurarmi che le cose vadano bene e che il parco continui a crescere in qualche maniera. Vedete che lui, per esempio, è un po' solo, ma adesso arriverà tanto il suo compagno e non sarà più solo. Vediamo il suo comfort, se va tutto bene, se tutto quanto va bene. Direi proprio di sì, per fortuna. Direi che va tutto relativamente bene. E niente, ragazzi, abbiamo anche una nuova specie su questa nuova isola. Quindi possiamo essere abbastanza soddisfatti. Ok. Va bene, niente, io per questa volta, per oggi, ancora una volta vi saluto, faccio il salvataggio e lascio qui. Quindi, ancora una volta per oggi vi saluto ragazzi, e buon proseguimento a tutti quanti, lasciate tanti mi piace se volete che questa serie abbia una continuazione, oppure se diventi anche una live, e per il resto buon proseguimento, ciao a tutti!